Affascinante. Avvicinatevi al trono, capitano Quirk. E benvenuti nel mio palazzo. Io sono la regina di Alpha Yen. Vostra maestà? Posso presentarle i miei tre figli? Justin, Sasha e Zip. Signor Spoof? Sì, capitano. Deve pure esserci una spiegazione. Molto bene, sentiamo. Voglio dire che sembra ovvio che lei è già stato qui. Deduzione molto logica, capitano. Ma non è tutto. Sembrerebbe che ci sia stato un piccolo scambio di opinioni tra lei e la regina. Noi preferiremmo chiamarlo associazione sovrana. Quindi lei è... E chi altro? Sono il re di Alpha Yentl. Ehi, aspetti un attimo. Ma cosa fa? Si inginocchia? Ah, mi scusi. Mi sta facendo capire che in tutti questi anni in cui è stato sulla mia astronave, lei ha fatto il doppio gioco con me? Non il doppio gioco. Ho fatto delle constatazioni. Sin da quando la Terra ha cominciato a guardare agli spazi, ho avuto il sospetto che voi voleste conquistarci. Ma poi ho scoperto che non era vero. I terrestri, infatti, sono gentili, gente pacifica. Nessuno di voi ha manie di grandezza o pazzi sogni di conquista. Con un'unica eccezione, Sylvester Stallone. Si alzi, capitano Quirk. Io e il re saremmo molto onorati se lei e il suo equipaggio decideste di rimanere qua con noi sul pianeta del paradiso. Splendida idea, mia cara. Signori dell'equipaggio, siete tutti invitati a rimanere con noi. Ragazze, date loro il benvenuto. Ehi, aspettate, aspettate un momento. Vi rincresce, vostra maestra. Questo è molto allettante, ma temo che non possiamo restare in questo paradiso. Noi siamo tutti esseri umani e abbiamo bisogno della lotta, della sfida e della competizione, non dell'indolente vita del mangiatore di loto. Mi dispiace, maestà, ma non possiamo restare. Ragazzi, tornate all'astronave. Ricordate il vostro giuramento. Voi siete ufficiali di un'astronave. Bones. Credo che lei abbia ragione. Scott. Ok, capitano. Conosciamo il nostro dovere e obbediamo. Bene. Ok, ragazzi, alle vostre motonavi. Oh, no! Capitano! Voglio congratularmi, un gesto valoroso. Lei è un uomo pieno di coraggio, dedizione e straordinaria intelligenza. Grazie, vostra maestà. Dedizione, coraggio e straordinaria intelligenza? Sono parole che si trovano in tutte le storie di fantascienza. Oh, bambini! È l'ora di Mork e Mindy! Oh, bello, bello, bello! Dal diario del capitano, data stellare 9-18-27-36. Mentre la nostra astronave si allontana sempre più da quello strano pianeta incantato, il posto di volo è stranamente silenzioso. Abbiamo preso la decisione giusta? Abbiamo fatto bene a rinunciare a una vita felice in un paradiso perpetuo? O siamo stati dei perfetti idioti? Esatto, 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 esatto. Giù le mani dal telecomando. Torniamo subito.